Abbiamo in linea Umberto Scorrano che salutiamo. Buonasera, mister. Buonasera, Buonasera a voi. ben ritrovato. Oggi questa vittoria contro il Gallico Catone è arrivato proprio nei minuti finali. È stato un avversario ostico. Si giocava sul sintetico dell'Opresti, insomma, dove penso tutte e due le squadre avevano l'opportunità di esprimersi al meglio. È stato più difficile del solito questo turno per il Locri. Comunque l'ha fatto suo, 3 punti e questa era la cosa importante, immagino. Sì, vabbè, come vi ho detto, sapevamo che non era facile. Questa è una squadra che fino a mo' in casa non ha mai perso, anche se giocavamo in campo neutro, però l'ultima volta qui hanno vinto 3-0 contro il Reggio Mediterraneo. Una squadra giovane, molto organizzata, però onestamente non abbiamo rubato niente, perché potevamo chiudere la partita nel primo tempo con 3 situazioni importanti, la partita si poteva chiudere, il primo tempo poteva finire su 3-0 per noi. Poi non l'abbiamo chiusa, è onestamente sempre rimasta in bilico, poi su un'indecisione nostra, su una palla inattiva abbiamo preso 1-1, il secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, però abbiamo avuto pure altre situazioni, noi, con il palo di Conversi, la parata che ha fatto su a porta vuota, su recupero palla su Coluccio, quindi secondo me la vittoria è meritata. Se non chiudi la partita, comunque vai sempre in sofferenza, perché comunque è una Sì. squadra che è ben organizzata, che comunque ha giocatori che possono risolvere la partita da un momento all'altro, però alla fine con molta caparbietà l'abbiamo vinta. Mister, c'è questo pensiero alla Coppa che secondo lei può distrarre più del dovuto il Locri oppure no? No. Onestamente no, anche per il cammino che stiamo facendo non penso che ci stiamo gestendo. Quindi noi puntiamo veramente per fare bottino pieno adesso, ci stiamo cercando di spingere al massimo. Giustamente stiamo gestendo pure delle situazioni che non possiamo sempre andare a mille. Però ora dobbiamo essere bravi, io gliel'ho detto, queste sono 2 partite delicate, sia oggi era una partita delicata e domenica prossima e sabato domenica quando giochiamo contro la Paulana. Se riusciamo veramente a fare la nostra questa partita, poi possiamo gestire un po' meglio il discorso Coppa, perché poi a 8 partite dalla fine possiamo gestire tante situazioni. Potremmo, sempre pensando però a puntare a vincere il campionato e alla Coppa, però sai, con 12-15 punti di stacco si può gestire bene. Certo, insomma, non abbassare la guardia, anche con Mai, mai. questo distacco Vincenzo Scorrano non rimane concentrato. È normale, stare perché è facile perdere la concentrazione con questo distacco, lo sai benissimo. Quindi dobbiamo sempre essere sul pezzo, questo di dica, ragazzi. E noi non possiamo mollare un attimino, non possiamo mollare mai, anche perché non ce lo possiamo permettere. È chiaro. Vincenzo. L'anno scorso di questo periodo facevamo un giochino con Rosario Salerno, no? Quando l'Isola Caporizzuto era avanti e discutavamo di queste cose. E anche l'anno precedente, altri anni, si discuteva sempre quando la squadra era in vantaggio di molto sul fatto quando finire il campionato. Beh, a te mancano 6 giornate. Com'è? A me mancano 6 giornate. 6 giornate. Ha fatto il conto, Vincenzo. No, perché tu metti gli scontri diretti. Vincenzo, tu metti gli scontri diretti pure. No, metto solo la differenza, insomma, di quello che manca. Sì, anche gli scontri diretti. Ti regalo 3 punti, ecco, Guarda, il discorso, tu lo sai come sono la testa dei giocatori. Io questo loro sto battendo sempre. E ho detto, non dobbiamo andare a guardare a noi quanto manca, quanto certo. Noi ci possiamo fare dei programmi importanti, perché domenica ci stanno altri scontri diretti importanti. Intanto abbiamo preso dei punti pure su Castrovillari, quindi domenica è inutile che vai a guardare anche il discorso sempre che noi dobbiamo vincere in casa con la Paulana prima di fare altri discorsi, perché dipende tutto sempre da noi, però puoi guardare altre situazioni, se il Siderno non fa bottino pieno lì a Scalea, che potrebbe essere, quindi noi possiamo stare un poco più tranquilli e andarci a dedicare di più alla Coppa, l'obiettivo è questo. Soprattutto, così ti puoi dedicare sulla Coppa bene e puoi gestire determinate situazioni. Vediamo che in Coppa possono giocare 2 fuori quota, Sì. quindi hai la possibilità di mettere.
Stai vedendo qualche inclinazione alla tua squadra, qualcosa No, no, no. che, qualche punto debole magari che tu giustamente non lo dirai, però insomma stai vedendo qualcosa del genere oppure per te sta filando tutto bene, liscio, insomma, al di No, là no, di... stiamo, no, no, forse stiamo andando un po' in sofferenza nel secondo tempo, che come facciamo gol ci abbassiamo un po' troppo per cercare di difendere, forse ci basiamo un po', ci basiamo bene sulla compattezza di squadra e non andiamo a spingere più di tanto, perché non possiamo spingere sempre a mille, quindi ci abbassiamo un po' troppo e questo è l'errore che noi stiamo facendo in questo momento, onestamente. Poi comunque stiamo prendendo qualche cosa in più sulle palle inattive. Prima noi non, sulle palliative io non c'è una squadra che noi non possiamo soffrire, onestamente, sono tutti grandi staccatori, quindi stiamo sbagliando un po' su questo, però può essere pure dovuto da tanti fattori, forse stiamo mollando perché pensi che noi abbiamo tenuto un'imbattibilità importante, stiamo soffrendo poco su tante situazioni, quindi può essere che un po' loro su questo un poco stiamo mollando. Dobbiamo riprendere un attimino mentalmente, io questo stiamo battendo sullo squalo, noi non possiamo fare gol e mollare con la testa un attimino, non esiste. Che Perché oggi opinioni si è siamo fatto iniziati buoni. dell'Icata, Scorrano? E l'Icata è una squadra importante con giocatori veramente che hanno tanta qualità, Sì. Si giocherà onestamente. prima lì in Sicilia, trasferta in Sicilia, Sì. poi in casa. Questo è anche un dato positivo per il Locri, no? Sì, è andato positivo, però tu sai, la Coppa è un capitolo a sé, perché noi, quando io sono stato a Lodi, abbiamo fatto la fortuna fuori casa. Mi ricordo che noi con l'Angria abbiamo perso in casa e abbiamo vinto ad Angria. Quindi è tutta una questione di mentalità. Perciò io su questo sto battendo molto sulla squadra, soprattutto perché ti puoi dire la Coppa sicuramente prenderà tanto. Ti puoi dedicare meglio sulla Coppa avendo un margine importante di punti, realmente parlando, non mollando mai, non abbassando mai la concentrazione sul campionato, però sai, è inutile nasconderci, se sei do 15 punti ti puoi gestire un po' meglio i discorsi di coppa, capito? Insomma, mi pare di capire che questo viaggio nella fase nazionale di Coppa Italia, Scorrano, se lo voglio giocare, si voglia giocare tutte le chance nei minimi dettagli, insomma, come ne Sì, parla, giusto? no, no, ma è così, noi ci crediamo, vogliamo fino alla fine riuscire a stare su tutti i fronti. Io gli ho detto alla squadra, noi non dobbiamo mai mollare con la testa, noi dobbiamo lottare dove possiamo e fino alla fine dobbiamo arrivare proprio con quella rabbia, cattiveria, ci deve contraddistinguere fino alla fine. E la Coppa noi ci teniamo tantissimo. Vincenzo. Beh, io penso che il mister Scorrano abbia ragione, insomma, voglio dire, quando le cose vanno così bene, è chiaro che bisogna battere sicuramente con un martello, c'è questa grande occasione e Locra non se la può fare sfuggire, anche Così, bravo. perché insomma, è una squadra insomma, è una squadra che ha una rosa molto, molto ampia e permette al mister Bravissimo. stesso di scegliere, di avere molte soluzioni e di gestire al meglio, direi anche l'aspetto più che altro della corsa, ecco, di far riposare alcuni giocatori e di gestirli. E questa è la capacità, almeno penso, che ha avuto fino al momento Umberto Scorrano. Ma su questo che stiamo battendo, bravissimo. Va bene, dai, passiamo un'ultima battuta per il prossimo impegno. La Paolana, a quanto pare, la Locri ha fatto richiesta, che la gara venga anticipata al sabato. Sabato. Immagino che il Comitato Regionale Calabria vi verrà incontro in tal senso, è doveroso e non mancherà sicuramente. Poi vedremo se sarà anche diretta TV o meno, perché è già stata stabilita una diretta, però sono gestioni che aspettano il Comitato Regionale Calabria. In settimana vedremo. Insomma, Paolana che arriva da due vittorie consecutive, no? Però il divario tecnico c'è obiettivamente. Non so, Sì. Scorrano, che idee si è fatto. No, 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 noi il divario tecnico c'è. Noi nell'andata abbiamo vinto a Paola, ma non è stata facile, perché ogni partita è una storia a sé. La Paolana mo si sta riprendendo molto, ha preso parecchi giocatori sul mercato di novembre, quindi ha cambiato un po' aspetto. Ha preso pure un allenatore importante come Caligiuri che le squadre le fa giocare bene.
quindi sappiamo che non è facile. Noi sabato è una partita che bisogna vincere a tutti i costi, quindi si gioca con quella determinazione per riuscire a vincere la partita sabato, sapendo di incontrare una squadra che in uno stato di grazia sta facendo molto bene, quindi dobbiamo lavorare con la giusta testa. Certo. No, noi non possiamo pensare, noi pensiamo solo a noi, e questa è una partita che va chiusa e vinta sotto tutti i punti di vista. Grazie mister. Grazie a voi.